Em uma montanha. Ele brigarou, peia foi a chão, peia roupa com balazinha. Siete quelli, pare. Quindi lei ha individuato dove Roll ha Ah, sì. dipinto il quadro. Ma credo che sia di lì, per forza. Infatti c'è la stessa fotografia nella Camera dei Ricordi del Comune, giusto? Perché lì c'è un po' di laghetto che forse l'ha modificata un po', però la montagna è quella. Certo. E lei si ricorda bene di Roll? Le Ah, sì, è già. ha ancora parlato quando Roll era anziano? Ne ho ancora visto al raduno che avevano fatto gli alpini qui a San Secondo del. Aspetta, no? Era 40 anni del 60, forse del 60, non ricordo proprio da bene dell'età. Ecco, e Roll cosa le diceva quando lo vedeva? Raccontava sempre qualche cosa del. Si parlava sempre del comune, delle cose che capitavano nel paese, tutte quelle cose lì, ma era già dopo della. Eravamo già. Si trovavano con il parroco, con il dottor Certo, Rose, certo. tutta quella gente che a quei tempi io ero ancora più giovane, si capisce. Certo. Invece loro. Erano già. E Roll era ben voluto dai cittadini di Roll San era Secondo. dell'età della mia mamma, del 3. Ah sì, è già certo. Eh Ed era una festa quando Roll veniva a San Secondo? sì, festa, sì, tutti lo ammiravano, la via si dice, quando Certo. era San Secondo, poi alle feste. Specialmente al mese di agosto, che è proprio la festa di San Secondo, Sì. allora lì erano tanti festeggiamenti con tutti i nobili, Certo. appunto. E lui parlava con tutti? Con tutti, Con no, sì. tutti. Eh Ma non faceva distinzione, no? già, eh già. No, per loro. Era molto amato a San Secondo. Sì, gli volevano tutti bene proprio. E lui ha fatto del bene ai cittadini di San Secondo? Li ha aiutati? Sì, ha aiutato tanto tempo di guerra, ha aiutato tanto. Immagino, immagino. Poi ha aiutato tante famiglie. Io credo, sì, perché c'erano tante famiglie che erano bisognose e lui li aiutava via. Ecco, quindi c'è un bel ricordo di Gustavo Rola a San Secondo, eh? Ah, per noi qui a San Secondo, ma non tutti lo riconoscono. Lo immagino. Per quello, non tutti lo riconoscono. Allora, la ringrazio per questa testimonianza. Questo signore si chiama Francesco Asvisio e ha la bellezza di 96 anni. Quindi complimenti, eh? Andiamo per il 96. Per i 96, va bene. Complimentissimi, grazie Francesco.